attenzione non solo per le loro capacità tecniche, per le loro bravure di miscelazione, ma soprattutto anche per la loro capacità di interagire con il cliente. Quindi qui abbiamo la possibilità di vedere i nostri bartenders anche, come dire, lavorare proprio nel loro compito fondamentale, così eclettico, di fare il cocktail, ma anche di presentarlo e di interagire con il cliente, ma soprattutto di riuscire a spiegare le loro bravure e i loro prodotti. Quindi cominciamo, abbiamo qui ovviamente il nostro organizzatore, ideatore di questa gara, di questo concorso, Luigi Gargiulo. Quindi io non perderei altro tempo perché già siamo un po' di più in ritardo e chiamerei subito i nostri primi concorrenti. Quindi abbiamo dalla Campania da Monte Carlo col brand Zaring. Il nostro barman eclettico che spazia da essere scalatore a usare lo shaker, però è sconviente. Andiamo con il numero 2, Antonio Spennato, abbinato al brand Bonaventura Maschio. Da Cristian, nostro aspirante barman eclettico con la sua passione che è diversa nel suo studio costante. Numero 3 invece, il nostro Bedin Mirko Tantoni Venezia Giulia, abbinato a Macchia. Il nostro capogiorno. Benvenuto Mirko. Concorrente anche dell'Angelzona e da Graziani. Grande simpatia Mirko, puoi anche venire qui, anche tu, perché così siamo tutti ben in vista. E adesso passiamo al numero 4, Giuseppe Savone dalla Puglia per il brand Fabri. Il nostro Savone, questo Albert, che lavora nel settore dell'ospitality, e bartender, prego anche per te la tua passione. Il numero 5, Alessandro De Carolis da Lazio con il brand Maurizio Russo. Prego Alessandro, anche perché la tua passerella. Il numero 6, sembra di conoscerlo abbastanza, Massimo Passaro dalla Campania, abbinato al brand Campari. Andiamo a 2 e 7, Brenda Ricci da Lazio con Brenda abbinato Nonino. Brenda è sorbiente, anche lei giovanissima e con la sua passione per il viaggio, per le lingue straniere, ma è qui perché ha ceduto il suo cuore alla bar. E ancora col numero 8, Pia Baffuto dalla Campania. Ciao Pia! Abbinato al brand Fabri. 21 anni e sorgente, ha partecipato al Grand Prix domani. Lei è dolcissima, ma preferisce più mettersi in gioco del lavoro che parlare di sé. Poi abbiamo il numero 9, Corrado Pucci dalla Calabria. Grazie 85 infatti. È un restaurant manager. E ospitalità e creatività sono le sue parole d'ordine. Prego anche per te. Numero 10, last but not least, come dicono gli inglesi, abbiamo Stefania Di Giacomo dalla Campania, abbinato al brand Campari. Anche lei un applauso, giovanissima e sorbente, lavora all'Hotel La Pineta di Acciaroli e anche qui la miscelazione
e il suo marchio. Prego. Un applauso di rito per i nostri primi campioni. Per far accomodare la nostra giuria speciale, perché voglio...